Francesco Chiofalo, noto ex concorrente di Temptation Island, ha recentemente condiviso sui social un aggiornamento preoccupante riguardo alla sua salute. L'ex reality star ha dovuto sottoporsi a un'altra serie di accertamenti dopo aver accusato un nuovo malore. Nuovo malore per Francesco Chiofalo. Cosa è successo? Francesco Chiofalo ha rivelato attraverso Instagram di aver avuto un malore che lo ha costretto a un ricovero. L'ex volto di Temptation Island ha dovuto fare una risonanza magnetica con contrasto per monitorare eventuali complicazioni legate all'intervento chirurgico subito nel 2018 per rimuovere un tumore al cervello. Da allora, ha dovuto affrontare vari problemi di salute e ricoveri a causa delle complicazioni legate a quell'operazione. Aggiornamenti sulla salute. In un post su Instagram, Chiofalo ha pubblicato una foto con la flebo al braccio e ha spiegato: "Ieri, due giorni fa, NDR, ho avuto un malore legato all'intervento al cervello per asportare un tumore che ho avuto qualche anno fa. Ho fatto una risonanza magnetica con contrasto per verificare se ci sono problemi residui. Dovrò aspettare una settimana per avere i risultati. Fortunatamente, ha aggiunto che attualmente si sente meglio e ha espresso gratitudine per i numerosi messaggi di sostegno ricevuti dai suoi follower. Ora sto bene e mi sento meglio. Grazie a tutti per l'affetto e l'incoraggiamento. Non me lo aspettavo." Chiofalo ha concluso il suo aggiornamento affermando che aspetterà i risultati della risonanza magnetica e spera in notizie rassicuranti. "Spero fortemente che non ci siano problemi gravi e che tutto vada bene. Non appena avrò ulteriori dettagli, vi terrò informati. Facciamo tutti i nostri migliori auguri a Francesco Chiofalo, sperando che questa situazione si risolva nel migliore dei modi."